È tempo di bilanci per quanto riguarda la raccolta differenziata nel comune di Civitella in Valditiana. Quali sono i numeri che emergono ad un anno di distanza? Il 2016 per il comune Civitella in Valditiana è stato un anno importante perché siamo passati da un sistema di raccolta differenziata a costo netto a un sistema appunto porta a porta. Da una percentuale di raccolta differenziata che si attestava attorno al 30% siamo passati ad un dato che va dal, ancora non certificato, ma che si può attestare tra da un 60 e un 65%. Quindi abbiamo raddoppiato la nostra raccolta differenziata. È diminuito anche quello che è il quantitativo complessivo di rifiuti, quindi si parla di 1.400 tonnellate in meno di rifiuti, e la cosa importante che per i nostri cittadini che quest'anno nel bilancio preventivo che abbiamo approvato a gennaio si ha una riduzione della Tari del 2%, quindi i risultati e i sacrifici dei cittadini si iniziano a vedere sia in termini ambientali sia in termini economici nelle tasche dei cittadini. Permangono ad oggi alcune criticità come i cassonetti degli sfalci, dove ci dobbiamo lavorare. Abbiamo intenzione di chiedere a SEI dei cassonetti e con la chiave appunto per diminuire, per eliminare le criticità sul territorio. Questa amministrazione è convinta nel lavoro che ha fatto e vuole proseguire nel migliorare il servizio e i risultati sulla raccolta differenziata. La cittadinanza è riuscita a capire appunto il funzionamento della raccolta differenziata? La cittadinanza è riuscita a capire, chiaramente ci sono delle zone dove abbiamo dei problemi di decoro ambientale, ma ci stiamo lavorando anche attraverso l'utilizzo degli ispettori ambientali, anche attraverso l'utilizzo di delle telecamere che abbiamo installato in alcune postazioni.